Ciao, benvenuti in questo nuovo fantastico video. Oggi voglio provare a fare una cosa molto interessante e adesso vi spiego cosa. Sapete cos'è l'inversione dei colori? È un effetto che fa sì che una qualsiasi immagine, come anche io che vi sto parlando in questo momento, anziché apparire così, con i colori chiari, chiari, i colori scuri, scuri e le tonalità giuste, io diventi così. Orribile, con questo effetto che sicuramente vi sarà capitato di intravedere anche prima di questo video, e insomma questo è un effetto di inversione dei colori. Oggi vorrei provare a disegnare un'illustrazione che possa essere invertita per essere vista correttamente. Non so se sono stata chiara, ma insomma questo è il mio obiettivo giornaliero. Per poterlo fare però bisogna anche capire bene come funziona l'inversione dei colori. Ecco qua, prendendo per esempio una delle mie vecchie illustrazioni, questo è il Cavalier Panino, forse vi sarà capitato di incontrarlo in uno dei miei vecchi video. Come funziona? Se io per esempio metto un filtro completamente bianco sulla modalità esclusione, ecco qua, i colori sono perfettamente invertiti. In che senso? Che ogni colore è diventato il suo esatto complementare. Come si fa a capire qual è il complementare di un altro colore? Con la ruota colore, che è uno strumento che molti software di grafica ci mettono a disposizione, anche Procreate come in questo caso, ha varie modalità di visualizzazioni dei colori, per esempio è appunto quella standard quadrata, ma anche quella delle armonie dei colori. Come funziona in questo caso? Procreate ci suggerisce già, in base al colore selezionato, un'armonia di colori che può funzionare, ma questo è un argomento nel quale possiamo entrare anche in un altro momento. Vi basti sapere che quando Procreate è impostato su armonia colore complementare, ogni volta che noi selezioniamo con il dito un colore, lui ci suggerisce in automatico il suo complementare, che si trova proprio dalla parte opposta della ruota dei colori. Quindi il complementare del giallo è il blu elettrico, il complementare del rosso è l'azzurro, del viola il verde e così via. Ma come vi dicevo, l'inversione dei colori di cui stavamo parlando prima non riguarda soltanto la tonalità del colore, che è quella di cui stavamo parlando adesso, ma anche la sua luminosità. Quindi non è sufficiente solo pensare ai colori in termini di quale siano le tonalità complementari, ma anche le luminosità complementari. Quindi tutto ciò che è chiaro diventa scuro e tutto ciò che è scuro diventa chiaro. In poche parole, il mio obiettivo è quello di realizzare un'illustrazione che in tradizionale è così, ma quando poi con un software con la mia videocamera verrà invertito, diventerà così, normale. Quindi, per darvi giusto una velocissima dimostrazione di come questa cosa dovrebbe funzionare, ho preparato qui una serie di OUU, i nostri cari cari amici che ci supportano sempre nel momento del bisogno, e preparatevi. Se adesso io faccio così, mind blowing, huh? Soprattutto se poi io metto la mia manina qui, che sembra ancora più strana, perché non vedere la pelle del colore giusto è la cosa più assurda di tutte, credo. Quindi, arrivata a questo punto, è il momento di mettermi alla prova con la sfida dei colori invertiti. Ma per farlo non posso partire da un foglio normale come questo, perché il bianco è un colore che, se invertito, sapete già qual è la risposta. Quindi l'unica alternativa possibile è quella di usare un foglio nero. 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 Per questa sfida utilizzerò le mie adorabili Prismacolor, che ho già testato in un video a parte dove le mettevo a confronto con le Polychromos, e secondo me per questo video sono più adatte perché hanno dei colori un po' più brillanti, che quindi possono prestarsi a raggiungere delle tonalità belle squillanti. Poi gli Uniposca, perché sono dei colori belli coprenti e si prestano bene a essere usati su dei fogli neri. E il mio alleato, questa penna gel bianca, che è l'unica che fino ad ora mi abbia davvero resa felice dell'acquisto. L'unica che funziona veramente, ve lo giuro, anche sui fogli neri. Dunque, tra l'altro, guarda che belli sono i fogli neri, guarda questa trama, questa texture. Non so, poi questo effetto legno rende ancora di più. Guarda che bello. Tra l'altro, guardate, fogli di Tiger, che come al solito è praticamente la soluzione ad ogni problema. Se non vuoi spendere tanti soldi e hai un problema, vai da Tiger, lo risolvi e basta. E lo risolvi, fine, cioè cos'altro c'è da dire? È finalmente giunto il momento di mettersi alla prova. Qui vedete l'effetto degli Uniposca sulla carta nera, come vedete sono degli ottimi alleati per questo video, anche se non li userò poi così tanto, però
anche, guardate che bella la penna gel bianca, mitica, fantastica. Allora, il soggetto che ho deciso di raffigurare è un signore che si guarda allo specchio e allo specchio guarda la sua immagine riflessa, che però ha un che di demoniaco. Mi piaceva perché volevo riuscire a toccare tutte le tonalità di colore con questa immagine, quindi passare dal rosso al rosa, al giallo, al verde, al blu. Volevo appunto muovermi in tutta la gamma di colori. Ma dal momento che ero molto incerta sul risultato che avrei potuto ottenere, sono partita da un'area molto piccola e poi da lì sono andata pian piano ad espandermi. Quindi ho cominciato con la faccia del nostro signorotto, che da azzurra ciano dovrebbe diventare rossa, eccola qua. L'unico problema è che ai miei occhi, completamente disabituati a questa modalità di visualizzazione dei colori, non salta subito la differenza tra un verde acqua e un azzurro tendente al blu. Per me è tutto blu. E quindi ecco che la pelle della mano si mescola con lo specchio, che si mescola con i capelli del demone, che si mescola con la pelle del demone, e tutto quanto inizia a diventare un po' troppo simile. Poi più tardi sono passata a fare delle correzioni in quel punto. Sicuramente un'altra cosa che ho notato è che avrebbe aiutato molto se i colori delle matite fossero stati più sgargianti, ancora più brillanti, ma ovviamente non potevo aspettarmi questo risultato disegnando sopra a un quadro nero. Probabilmente avrei potuto fare un uso migliore degli Uniposca, che come vedrete utilizzerò quasi soprattutto alla fine, quindi non li vedrete moltissimo durante il corso del video. E un'altra cosa che sicuramente ha contribuito a farmi davvero impazzire è il fatto che le tonalità chiare sono scure e le tonalità scure sono chiare. Questo ha significato che ogni volta che io pensavo di voler fare un'ombra, in realtà dovevo fare una luce. E questa cosa mi ha fatto impazzire. Peggio ancora dei colori, che comunque dopo un po' di studio riuscivo più o meno a capire quali dovevano essere, ma le luci proprio era un istinto primordiale, quello che stavo cercando di mettere a tacere, che davvero non ci stavo per niente riuscendo. In compenso però sono davvero contenta di come questa penna gel bianca si è comportata, ha fatto un line art stupendo, perfettamente nero, veramente un orgoglio che si riconferma parte della mia scuderia di materiale da disegno. Come avrete notato, ho tenuto la faccia del tizio per ultimo, perché i volti sono sempre uno dei punti focali di maggiore interesse all'interno di un'illustrazione. Il nostro occhio cade sempre sulle facce, sorridenti, tristi, allegre. Non possiamo fare a meno di cercare un contatto visivo con i nostri personaggi illustrati. Quindi vedere sul punto di maggiore interesse dell'illustrazione un tono di pelle magari non corrispondente a quello reale avrebbe sicuramente fatto un effetto un po' strano. Quindi volevo tenermi la faccia per ultima nella speranza nel frattempo di diventare sufficientemente esperta da non distruggerla con la mia inesperienza. Concluso il personaggio principale, mi sono alla fine spostata sullo sfondo, che avevo tenuto lì un po' da parte, ma era giunto il momento e anche per i nostri Uniposca era arrivato il momento di brillare. Quindi ho preso questa tonalità viola, che se avete capito come funziona il meccanismo avrete anche intuito che in realtà nel disegno il viola sarebbe risultato... Bravi, avete indovinato! E quindi eccovi un bello sfondo verde, che era l'unico colore che mancava un po' al nostro appello di tonalità che avevo selezionato e che mi riempie davvero d'orgoglio, perché mi dimostra che il risultato funziona. Probabilmente non è stato il miglior uso delle matite colorate nell'intero universo, anzi le ho un po' spiaccicate sul foglio perché le volevo belle uniformi, ma adesso vedrete il risultato e io mi reputo abbastanza soddisfatta. Voglio fare un gioco con voi. Adesso immergetevi in una realtà completamente nera.
Questa è un'illusione ottica molto interessante che potrebbe essere utile per capire se ho fatto bene il mio lavoro oppure no. Dovete fissare questo disegno per 20 secondi, potete iniziare anche adesso, fissatelo attentamente per 20 secondi, non distogliete lo sguardo, concentratevi soltanto sul disegno e tra pochi secondi, allo scadere del tempo, la schermata diventerà interamente bianca. E se io ho fatto bene il mio lavoro, adesso dovreste vedere sul bianco l'immagine con i colori corretti. Ci riuscite? Funziona? Fatemelo sapere con un commentino qua sotto, perché questo effetto è una cosa che accade nel nostro cervello. Ok, rane raspi, eccoci qua, questo è il risultato finito. Guardate che strano, che strano vederlo così in video, proprio di fianco a me, dà una sensazione proprio particolare, tanto che vorrei proprio provare a invertire l'immagine e essere lui giusto e io sbagliata, così, tanto per fare una conclusione così come si deve. È stata una sfida interessante, mi ha davvero appassionata. A lungo andare ho sentito di essermi un po' abituata a questo modo di pensare, un po' fuori dagli schemi rispetto allo standard. Penso che mi limiterò a ringraziarvi per aver visto questo video e vi metterò tutte le cose che ho utilizzato per farlo qua sotto in descrizione nel caso vi servissero. Tra parentesi, guardate qua dietro, ci sono tutte le prove che avevo fatto inizialmente e qua c'è la versione finita, perché non avevo voglia di cambiare foglio, tanto voglio dire, questo qui è il retro, non lo vede nessuno. Comunque dubito che mi cimenterò in futuro in un'altra sfida di questo tipo, non tanto perché non sia stata bella, ma credo che la maggior parte delle persone, non capendo il senso della sfida così a colpo d'occhio, vedrebbero il disegno e direbbero: ah, interessante, che non sai mai se può essere un complimento oppure no. No, ma a parte scherzi, è soltanto che è una di quelle cose che a forza di farlo impari, ma in generale mi dà proprio un senso di fastidio non riuscire a fare quello che voglio, non riuscire a vedere le cose come dovrebbero essere mentre le faccio. Nulla, vi ringrazio moltissimo per aver visto il video fino a questo punto, vi mando un saluto, un abbraccio e un buffetto affettuoso. Ciao!